Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi, martedì, il banchetto liturgico ci offre il Vangelo di San Matteo, capitolo 18, versetti 1, 5.10.12 a 14. Qui nel capitolo 18 di Matteo inizia il quarto grande discorso sulla nuova legge, il discorso della comunità, che presenta Gesù come il nuovo Mosè. Ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: Chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e non andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, se la regalerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore. Bene, cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi riporta proprio la prima parte del discorso della comunità, come ho detto prima, che ha come parola chiave i piccoli. I piccoli non sono solo i bambini, non sono i piccoli di età o di statura, ma anche le persone povere, senza importanza nella società o nella comunità. Gesù chiede che questi piccoli siano sempre nel centro delle preoccupazioni della comunità, poiché il Padre non vuole che si perda nemmeno uno di questi piccoli. E la parabola che abbiamo sentito delle 100 pecore, secondo Luca 15, 3 a 7, rivela la gioia di Dio per la conversione di un peccatore, ma secondo Matteo rivela che il Padre non vuole che si perda nemmeno uno di questi piccoli. Con altre parole, i piccoli devono essere la priorità pastorale della comunità, della Chiesa, devono stare nel centro della preoccupazione di tutti. L'amore verso i piccoli, gli esclusi, deve essere asse della comunità, di coloro che vogliono seguire Gesù, poiché è così che la comunità diventa la prova dell'amore gratuito di Dio che accoglie a tutti. Buona giornata a tutti.